ragazzi, bellissimo. No. Cioè, ho attraversato la strada, il nostro primo cervo. Per fortuna che ho detto poco fa, andiamo pianissimo. No. Per... Allora, basta col dire che fa freddo, che non c'è il sole. Sto sudando, ho le maniche sollevate. Cioè, siamo prima. Allora, pasticciona, sono 63 euro. Venga voi, siamo ufficialmente in Svezia. Siamo per volare. No, ma andate in Svezia? Ma avete messo le ruote chiodate? Avete portato il sole, guarda che sole che c'è. Porca miseria, che profumo. Vogliamo parlare del clima. Io non ho fame. Vogliamo parlare del clima rigido che stiamo trovando. Il pane con la cioccolata, proprio le fette di pane segate con i pezzi di cioccolata. Oh, ma io sto bene, ma sono di cioccolata. Nostra prima dogana vera e propria. Il confine con la Danimarca, questo ci hanno fermato alla dogana, abbiamo fatto vedere i documenti nostri, quelli dei gatti, va bene. È la cosa da ridere. Perché sono già andato in Svezia? No, Giacomina, dobbiamo arrivare in Svezia. Invece no, rimane. Saluta, pasticciona. Allora, ragazzi, siamo appena partiti da Malaga. La pasticciona sta già esaurita. Ho fatto un incastro in macchina che non potete neanche immaginare. E ci hanno appena fermato. E ci hanno appena, neanche siamo usciti proprio di casa. Ci hanno appena fermato. Però non gliene frega niente di tutto il casino che abbiamo. Hanno fatto l'alcol test. Il test alcolemico. Proprio a Vegan Boy che è astemio. Quindi niente, test superato. Quindi niente ragazzi, sono le 7:40. Abbiamo rispettato i piani. Però ragazzi, a pasticciona sta soffrendo. Sono stanca di ma perché l'incastro non è stato facile, perché abbiamo cambiato i trasportini, mannaggia, però ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, gli inconvenienti di quando si viaggia con i gatti è che quei poveretti fanno la cacca. Infatti, e la macchina si inebria di questo profumo, quindi adesso ci fermiamo super rapidamente. No, che dire, una bella giornata, stiamo lasciando l'Andalusia con un gran sole. La nebbia. Ragazzi, fatemi sapere se sono l'unico a gustare questa ricetta, pane con cioccolata come spuntino durante il viaggio. Vabbè, grazie. Niente, questa disgraziata della pasticciona mi dice: no, fermiamoci, andiamo a vedere se c'è qualche snack. Guardate cosa abbiamo trovato. Ma sono vegan. C'è scritto vegan, gira. No, ha le visioni. No, l'ho letto qua. Oh, guarda, vegan. Ma e dai, prego. Cioè, ragazzi, wafer. Ma veramente, le stai prendendo? E per te, devi dire. No, non riesco a mangiare queste cose così buone. Poi guardate qui, altre barrette, siamo praticamente dopo Madrid e c'è Vegan Bar, queste qui della Wader, spettacolari, e se non ricordo male, pure queste Joe, no, però intanto ragazzi, Wader Vegan. Allora, pasticciona, non essere gelosa, ma questi me li mangio tutti io. A parte non essere invidiosa. No, non essere gelosa di me, di te che questi mi conquistano. Ah, ecco. Quindi è una sorta di tradimento amoroso, ragazzi. Voi dovete sapere che io ho una predilezione per i wafer. Dopo le varie preparazioni, le cose, li vedevo, non li potevo mai mangiare. Adesso è arrivato il momento, pasticciona. Vai, godicelo. Volevamo fare una cosa romantica. Che buono, cacchio. Mi trovi dei frigi anche. Ragazzi, quando un vegano legge una scritta del genere, va in estasi. Solo per compartir, per condividere con voi. Ciao.
qualunque pasticciona, questi torelli che si incontrano in tutta la Spagna sono indimenticabili. Allora, pasticciona, siamo arrivati, dove siamo? A Pobes. Pobes, 20 minuti da Vittoria, abbiamo liberato le bestioline che pian piano stanno prendendo confidenza con la stanza e devo dire, ragazzi, il posticino è veramente molto carino. E siamo in questo pueblesito, questo paesino di 100 abitanti, però ecco, adesso possiamo rilassarci e goderci un po' di riposo dopo questo bel viaggio. Allora, pasticciona, dopo dopo un 20 minuti che sono sembrati interminabili, praticamente abbiamo raggiunto Miranda al Ebro perché ha praticamente un locale che ci fa dei panini vegani. Quindi ho prenotato tramite Just Eat, avevo inserito paralevar, cioè che te lo consegnano a domicilio, però poi dopo la conferma mi ha detto no, devi fare il ritiro al locale. Quindi adesso siamo qui e ritiriamo il tutto. Pasticciona! Ce l'abbiamo fatta! Siamo riusciti a prendere il paninazzo. Paninazzo! Se riesco ad aprirlo però. Però si sente un buon odore. Tu mi puoi dire tutto quello che vuoi. E attenzione, ragazzi, è veramente molto minimal. Però la cosa che mi ha colpito, a parte le patate che sono molto minimal, golose, è che il burger è dell'azienda The Vegetarian Butcher. Non so se la conoscete. Fanno una roba tipo cotoletta, tipo pollo, chicken, che è veramente buonissima. Quindi buona cena a noi. Vegetarian Butcher, però sempre vegano. Buona cena a noi, siamo belli stanchi. Domani il viaggio sarà un pochino più breve. Infatti ci svegliamo con comodo, molto carino il signore qui del B&B dove stiamo, molto disponibile. E ha detto, se mi avvisavate prima che praticamente eravate vegani, vi facevo trovare il latte vegetale, però purtroppo non ce l'ho, però vi faccio trovare del pane tostato, ve lo fate con la marmellata, un po' di frutta, il caffè, insomma molto disponibile. Quindi una buona serata e a domani. Buongiorno, oddio, pasticciona! Oggi è il secondo giorno, dovrebbe essere il 26 febbraio. Come hai dormito stanotte? Bene, però mi sono svegliata presto perché sono anche andata a dormire presto. Io mi sono svegliato alla sveglia e sentivo ancora bisogno di riposare. Ora andiamo a fare colazione e poi si parte. È un bacino. Allora, ragazzi, vi faccio vedere. Abbiamo a disposizione caffè, purtroppo latte di soia non disponibile, succo d'arancia, acqua, kiwi, marmellate e direi che è già sufficiente. Una bella cucina, microonde, ma non lo useremo, tazze, che però sono già lì disponibili. Nel frigo non voglio scoprire nulla perché, come vedete, però possiamo vedere gli ingredienti del succo d'arancia, che è succo di arancia concentrato. Bene, buona colazione a noi e a presto. Ragazzi, lasciamo Pobes al nord della Spagna e andiamo in Francia. Allora, guardate che bella questa zona, veramente a me piace tanto. Siamo a due passi da Vitoria Gasteiz e da Bilbao. Tra poco saremo a San Sebastien e poi supereremo il confine per la Francia per raggiungere più o meno il centro della Francia, Poitiers. Allora, ragazzi, fermata proprio poco prima del confine, siamo vicino San Sebastian. Io ho preso un caffettino perché non avevano latte vegetale, però avevano un hamburger vegano. Pasticciona, hamburger vegano, lo volevi? Però ce l'avevano, solo che non avevano né latte,
vegetale né niente, quindi ho preso solo un caffettino. A te tutto bene? No. Perché? Perché volevo qualcosa di dolce. E non c'era. Che palle. Pasticciona, benvenuta in Francia. Ma perché è stupenda, non si conosce come paese. Ma è bello. Ragazzi, aveva detto che non dormiva. Vergogna. Sto chiudendo gli occhi. Allora ragazzi, la pasticciona ha fame, quindi sta prendendo tutte le cose possibili per vedere se sono vegane. Vi faccio vedere cosa ho davanti ai miei occhi e che mi ha messo veramente in crisi. Allora ragazzi, guardate qui, a me ha colpito subito il senza lattosio. Lo prendete in mano, sono dei wafer al limone, andate dietro e guardate qua, vegan. Ora che fareste voi? Pasticciona, che facciamo? Io non riesco a prenderli, prendeli tu, dai. Allora ragazzi, vega boy emozionato perché sta mangiando. Abbiamo trovato nuovamente i wafer al citrone al limone. Al limone. Ora io dirò una cosa banale che tu hai sentito 100 volte, ma sono i wafer più buoni di sempre. Dimmi il contrario. Attenzione, autovelox mobile. Incredibile, troppo buono. Però vega boy è una dipendenza da wafer. Spettacolo. Tanta pioggia. Allora pasticciona, io devo fare i complimenti a questa gattina che veramente è esemplare. Cioè ragazzi, per tutto il viaggio non ha detto miau, non ha detto niente, è veramente brava, brava, brava. Mangiato? Pasticciona, tu come stai? Stanca? Stanca. Allora ragazzi, siamo arrivati a Poitiers, stanza veramente pequeñita, però... Quelle due che si stanno leccando in bagno. Però devo dire la verità... Dove stanno? Devo dire la verità, e la cosa più vantaggiosa di questo posto è che praticamente è un pochino fuori, diciamo, la zona storica, il centro, di conseguenza ci dà la possibilità di lasciare la macchina giù e di poter portare tutte le cose in 4x48. Quindi abbiamo già preparato il tutto, lettiera, possono andare al bagno i gattini, c'è soffietta che è quella più agitata di tutti. No, non c'è la, sta qui. Dov'è? Si è trovata il tuo nascondiglio. Gli ho messo l'acqua e la pappa qui, nel frattempo. Dov'è il nascondiglio? È lì, nell'angolino. Non la vedo. È nel gigante. Nel nascondiglio sta qua. Oh, povera piccola Sofì. Io spero che si possa tranquillizzare nelle prossime ore, perché domani si ripete tutto, destinazione Belgio. Gli altri tutti hanno un tempo di ripresa rapidissimo. Friggi, vabbè, che ve lo dico a fare. Friggi è il gatto più ciccione e lamentoso. È l'unico che si è lamentato per tutto il viaggio. Miau, 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 miau. Ho visto che alcuni hanno scritto nei commenti, ma i miei gatti quando li porto al veterinario fanno il casino. Ragazzi, non potete immaginare durante il viaggio. Ma che cosa vuole durante il viaggio? Le coccole. Cosa che vuole sono le coccole. Che io devo tenere la manina su di lui. Guardate, guardate. Guardate che non cosa è che vuole. Tu dici si lamenta per qualcosa. Guardate. Si lamenta perché non ha le coccole. Poi c'è l'altro, Mele, che anche lui, devo dire, oh, lui è bravo. Si sta comportando bene. Quindi bravo Mele, grande. Però Sofia è un pochino ancora spaventata. Gli altri... Anguilla, ripeto, gatto esemplare. Ora pasticciona, abbiamo due compiti da assolvere. Aiuto. No, io non assolvo proprio niente, mi devo riposare. Com'er? Il tuo è com'er? Il mio, per ora sto bene, dopo quei buonissimi wafer, sto veramente bene. Il secondo
lavorare, pasticciona. Quindi mi metto al computer. Signori, è tornato nel trasportino da solo. Oh, che gatto bravo. Quindi adesso un pochino di lavoro perché i miei clienti stanno aspettando, quindi non so se mi ci metto qui o vado giù. No, penso che vado giù così. Sì. Guarda dove ti ho portato, pasticciona. Altro che Poitiers, siamo a Beirut. Spettacolare, ragazzi. Per favore, un brindisi a questo nuovo progetto. Quale progetto? Il viaggio. Cambio di paese. Allora, guardate dove ho portato la pasticciona. Pasticciona, donna vegana ormai da 13 anni abbondanti, la porti a mangiare in un libanese, in qualsiasi paese ti trovi, con hummus, baba ganoush, che se non la conoscete, ragazzi, per favore, conoscetela perché è fenomenale. Poi, cosa abbiamo qui a destra? Questo è un altro tipico libanese, giusto? Sì, cioè il... non mi ricordo niente. Vabbè, sono tipici proprio. Questo è il tipico piatto misto con falafel enorme, poi questo involtino, insomma, raga, tutto, tutto buonissimo. Vero, pasticciona? È contenta. Allora, adesso ragazzi, abbiamo mangiato molto bene. Il libanese rimane una sicurezza in qualsiasi posto voi siate. No, ogni volta che dici abbiamo il libanese, cucina libanese. Cucina libanese, strepitosa, hummus come si deve, si sente la tahina, il cumino, spettacolare, baba ganoush spettacolare, si sente la melanzana affumicata, sono contentissimo. Il problema qual è? È che io sono totalmente imbranato. Parlo ancora spagnolo, non sto capendo più niente, sembro un deficiente quando parlo per pagare la quenta. Allora, il problema qual è? Passare da una nazione all'altra più volte in poco tempo. Ricordiamoci che qualche mese fa abbiamo fatto lo stesso viaggio, abbiamo fatto un bel viaggio dove siamo passati da diversi paesi in poco tempo. Ma ricordiamoci che stamattina noi stavamo in Spagna. In Spagna, quindi un po' di, diciamo, rincoglionimento. Un po' di defiance. Quindi niente, adesso torniamo a casa, facciamo una diretta. Facciamo una diretta per aggiornarvi e poi ci sentiamo con gli amici e poi andiamo a Nanna, che domani, prossima tappa, Belgio. Charleroi, una cosa del genere. A dopo. Allora, stasera proviamo a fare le magie, ad aprire la nostra macchina, il telecomando che non dà segnali di vita. Che li ha passati? Lo siamo alla disperazione di Vegan Boy? No, Giacomina, dobbiamo arrivare in Svezia. E invece no, rimarremo qua. Non ci fare qua, questi scherzi. In Francia, a Poitiers. Siamo andati a mangiare al volo. E niente, ha deciso di lasciarci. C'è qualcosa che non va. Allora, non ci vuole fare entrare. La batteria della macchina è nuova. Ok. Il problema è che questo telecomando prima ha fatto lo scherzo, anche quando siamo arrivati. Però speravo fosse uno scherzo soltanto. Comunque vi volevo dire che stanno sui 6 gradi. Fa freddino. Stiamo assaporando già il freddo. Niente, Vegan Boy alla Harry Potter. Voi direte, ci preoccupiamo, non è la prima volta che ci fermiamo in posti strani del mondo. Ah, di quella volta che ci è finita la benzina, in mezzo a niente. Quindi ormai siamo abituati agli imprevisti. Dai, Giacomina, forza! Dai! E niente, rimarremo qui stanotte. Allora, l'alternativa è entrare così con la chiave. Diciamo che di entrare dovremmo entrare, ma è da capire, la batteria della macchina è nuova. Vabbè, ma con la chiave possiamo entrare, sì. Possiamo uscire, sì. Ci sono problemi. E l'allarme? E risolviamo. E l'allarme va in base a quel paese. Dall'altra parte, perché mi ricordo che qua c'erano un po' di problemi
Allora, vi dico la verità, con le poche volte in cui ho preso la macchina da sola, o meglio con un'amica, no, anche da qui, non l'ho mai chiusa perché non si riusciva a chiudere. Ma adesso non si riesce neanche ad aprire. No. Va bene, vi aggiorneremo. Dai, troviamo una soluzione. Io intanto chiudo il giubbotto. No, stiamo bene, stiamo. E che è successo? Allora, l'allarme si dovrebbe disattivare. Il problema è che il telecomando non funziona più. Questo l'abbiamo compreso. Cioè, la batteria sta qua. C'è la sfia rotta. No, questo è il GPS. Io sono completamente ignorante in merito. No, ma la domanda è perché questo non ma io mi ricordo che era sempre un problema di quell'aggeggio. Ma lo cambiamo. Problema... lo so, ma magari ha ripresentato lo stesso problema. No, mancavano i tastini. Non so se ti ricordi. Ma sì, ma prima dei tastini c'era qualche problema di fondo, che non riconosceva il codice, le varie cose. Senti, ma... E suonerà di nuovo mentre camminiamo. Ma sempre? Sì. Oh, bene. E come si fa a disinstallare? Era quello che mi stavo chiedendo. Va bene. Vi faremo sapere. Vedremo. Allora, ragazzi, siamo tornati. Ce l'abbiamo fatta. La macchina ha fatto un po' di resistenza. Forse era un po' stanca, non lo so. Però abbiamo trovato il modo di chiuderla. Sì. Adesso il telecomando stava funzionando. Abbiamo già trovato un meccanico. Abbiamo già il meccanico per domani mattina. Con i tempi stiamo messi bene. Quindi domani mattina alle 8:30 ci presentiamo al meccanico. Gli facciamo controllare il telecomando della macchina e vediamo se va tutto ok. Altrimenti in questi giorni di viaggio non utilizzeremo l'antifurto apri e chiudi del telecomando, ma andremo proprio semplicemente con la serratura. E quindi fa parte del viaggio, quindi fa parte dell'avventura. A me sta salendo già un po' l'ansia. La pasticciona dice: ma no, prendila con filosofia. E c'ha ragione, perché gli imprevisti, non il viaggio, gli imprevisti ci sono sempre, e devo dire che come imprevisti sono piuttosto tranquilli. Quindi domani vedremo col meccanico se riusciamo ad approfondire un po', perché devo capire se il telecomando, che la batteria si sta rincoglionendo, che vada, ci intratterremo qui a poi tiers perché la batteria dell'auto sta bene, è nuova, quindi è per forza la batteria del telecomando, quindi valutiamo un attimino e magari ci arrangiamo in questi giorni per poi in Svezia vedere tutto con calma. Buonanotte, a domani. Ragazzi, cambio batteria in corso, vediamo di soluzionare il tutto. Allora, pasticciona, non ti preoccupi per niente, con 4 euro abbiamo soluzionato tutto. Faccio bene a ridere io ogni volta. Fai benissimo. Adesso Lidl, compriamo l'acqua che siamo arrivati a secco. Ieri la ragazza parlava pure spagnolo, ci ha indicato subito questo posto enorme che accanto vendono di tutto per riparare macchine e cose. Quindi abbiamo solo cambiato la batteria del telecomando e adesso tutto nella norma. Risolto. Un besito. No, ma è facile viaggiare con i gatti. Cioè, guarda questo, soprattutto quando fanno il concerto. Prima Frigi, poi Anguilla, no, poi si aggiunge Soffietta. È però lui, di chi è la colpa? Lui, guardi. Ma che cosa vuole? Che io devo stare così? Ha delle coccole. E smette. Allora, pit stop a 200 km da Parigi. Allora, abbiamo preso alcune cose da Lidl, tra cui questo bel dessert vegetale
Il mio è al mango con latte di cocco, il tuo presumo uguale. Poi ragazzi, a Parigi adesso. Da Lidl? No, siamo a 200 km da Parigi. Vabbè. E poi ragazzi, questa è la cosa più buona, la cosa più bella della giornata. Scusami, pasticcio. Fa cacare? Va bene, però questi in compenso sono dei wafer al limone. Vabbè, ve li ho già fatti vedere precedentemente. Mamma mia, troppo buoni. E che altro abbiamo preso? Succo di mela. E questo bel bulgur con un po' di legumetti. E così si fa, vedi? No, vabbè, che pasticciola. Quindi facciamo questa pausa. E non prendetelo lo yogurt, a parte che sarà solo questo come cosa veramente mangiabile. Sì, un pochino scarso il Lidl che abbiamo trovato a Poitiers. Ragazzi, poi con 5 gradi fuori la pasticciona esce per dar da mangiare ai passerotti. Allora, bella pulzella d'Orleans, sei contenta? Sì. Me lo nominavi sempre. E guarda dove ti ho portato, guarda che bella questa cattedrale. Siamo, aspetta che faccio vedere anche da dietro. Questa è la zona centrale. Molto bella questa città, molto ricca, non sembra molto grande, molto caotica, però veramente ben disposta. Molto carina Orleans, e molto particolari questi sistemi per la corrente elettrica. A me, sono case vecchie. A me spaventano un po', però sono molto carine queste casette, a me tutte, tutte basse, molto belle. Rendono tutto più, non lo so, più bello esteticamente anche così, più particolare. Sì. Solo che se arriva un fulmine le fa fuori tutte. Comunque molto buone queste mandorline. Adesso stiamo per lasciare Orleans, però è servito fare una piccola tappa da queste parti. Dai, ci stava. Madame, this is Versailles. E stiamo arrivando anche a Parigi. Stai uscendo da una zona. Ragazzi, siamo ufficialmente in pasticcione entrata. Siamo ufficialmente entrati a Parigi e direi che ce ne accorgiamo dal traffico e dalla guida di certi camionisti molto gentili che avrebbero i limiti a 90 e vanno a 110 e superano dove non dovrebbero. Comunque, quando ci avviciniamo diciamo alle città ben grandi si percepisce un po' di esaurimento generale. Sì, 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 sì. Allora ragazzi, andate a Fiducia, di fronte lì abbiamo il Sacre Cœur e poi di qui a Fiducia abbiamo la Torre Eiffel, che adesso è scomparsa, però c'era. E comunque è un gran casinotto qui, non vi dico che cosa ho visto fare, tipo stanno facendo una gara. Notre Dame, Notre Dame, ecco ragazzi, adesso si vede la Torre Eiffel da qui. Guardate in fondo quella puntina. Però si è visto il Sacro Cœur. Cioè, stiamo passando in mezzo a Parigi. Le Sacre Cœur. Perché mi viene da proprio alla dialetto. Alla dialetto. Allora, siamo entrati a Parigi. Cioè, ragazzi, un casino! La città dell'amore, del romanticismo, delle coppie, dei piccioncini. Vabbè, metta l'ansia. L'unica donna che dice non vedo l'ora di andarmene da Parigi. Allora, Parigi la conosco, ci siamo stati, l'abbiamo visitata, tutta bella, ma ok. Guarda, intorno a te cosa c'hai? No. Oltre tutte le macchine. Dite quello che volete, ma non è la mia città preferita. Ora, rispetto a chi dice che Parigi è la sua città del cuore, ci vivrebbe, cioè, io non ci vivrei a Parigi. Troppo casino, non fa per me. Niente, non vedo l'ora di uscire, perché il navigatore ci ha portato a fare la strada, ma proprio all'interno. Quindi abbiamo visto addirittura Torre Eiffel. Ma sì. Torre Eiffel e tutto il resto. Vabbè, va. Vedremo. Dice, guarda che belle poi queste fabbriche. La periferia. La periferia. La periferia. Non so più parlare, sono dislessica. Attenzione. Oh, ogni controllo volta che della velocità media. Ogni volta.
Comunque, per farvi capire, prima non riuscivo a passare neanche la polizia con la cosa accesa. Con la sirena accesa. Non riusciva a passare, nessuno si scansava. Ma guardate, cioè, l'incolonnamento dall'altra parte. No, è un caos assurdo, ragazzi. Noi siamo cresciuti a Bari, conosciamo Napoli. Cioè, non è che... Napoli per il caos della guida, comunque. Esatto. Non vi offendete, napolitani. Stai entrando in una zona a velocità controllata. No, io la odio. Non vi offendete, però a Napoli c'è il caos nella guida. No, non si offendono i napoletani. Però Parigi, vabbè, è enorme, è grande, però... Però sono assurdi, vanno tutti a 3.000, i motorini, cioè le moto, sfrecciano accanto alle macchine, noi che stiamo andando a 50, 60 all'ora. Forse perché questa è la prima volta in macchina a Parigi, l'altra volta non stavo esatto, in macchina, esatto. Perché l'impatto è un po' più... Imponente. Siamo in Belgio! No, vegan boy, che dobbiamo dire? Allora, anche... a parte queste persone che corrono sui ponti delle autostrade, vabbè. Potrai respirando proprio lo smog. Sì, proprio l'aria pulita. Siamo in Belgio, bellissimo, in Belgio, tutto quello che volete, però... Però, di nuovo, il traffico. Un traffico assurdo, incolonamenti assurdi, cielo pieno di nuvole strane, le autostrade non proprio curatissime, insomma, dopo... 6-7 ore di viaggio siamo molto intolleranti. No, devo dire, tra Francia e Belgio il traffico ha fatto due passi. Pasticciona, dammi un bel 5, ce l'abbiamo fatta. Anch'io. Tappa numero 3 raggiunta. Siamo a Charleroi, non so come si pronuncia, aiutateci perché sicuramente conoscete più voi il Belgio che noi. Ci mettiamo piede per la prima volta in macchina sicuramente. Siamo in questo hotellino, stanzetta minimal, piccolina, però utilissima per gestire al meglio i gatti. Quindi adesso ci sistemiamo un po'. Io accendo il computer, lavoro un pochino, cerco di rispondere ai messaggi dei clienti che stanno aspettando. Poi, dopo aver dato da mangiare ai gatti, sistemato il tutto. Pappino, stavo già mangiando. Sì, no, intendevo l'umido. Praticamente andiamo su Epicau, ci andiamo a trovare un posto dove andare a mangiare e andiamo a rinfocillarci. Ci riposiamo diretta stasera per aggiornarvi e poi domani mattina dritti in Germania. Quindi per la quarta tappa, ovvero... Non ve lo diciamo, lo scoprirete domani. Ciao Melino! Allora, pasticciona, prima impressione di Charleroi. Quando dite come fate a scegliere i posti così velocemente? Perché facciamo una certa valutazione, ci facciamo conquistare. Oh, tutto carino, non è che ho visto granché, però per esempio qua non ci viene ad abitare. Allora, la strada che abbiamo fatto con l'auto, ma... molto discutibile, diciamo, non ci ha conquistato. Adesso andiamo a prendere dei paninazzi e vediamo se ci conquisteranno. Dai, stiamo aspettando i panini. Pasticciona, però devo dire la verità, sarà che c'è la stanchezza di tutta la giornata, però si sentono questi giorni di viaggio. Comunque sono già 3 giorni. Oggi è il terzo giorno. Si fanno sentire. Però ne mancano solo due. A parte che sta filando tutto perfettamente. Quanto sono stati bravi i gatti oggi. È assurdo quanto sono bravi e quanto ormai arrivati subito nelle stanze. Si ambientano facilmente. Mi ha detto mi ha dato tutti i bacini, contento che ci eravamo fermati, riposati. Però veramente bravi. Sentire le giornate di viaggio. Siamo stanchi adesso. Però è una figata assurda che ogni giorno tu cambi da una nazione all'altra. Oggi siamo in Belgio, domani saremo in Germania e dopodomani passeremo dalla Danimarca alla Svezia, quindi spettacolare. Non so se passano anche dai Paesi Bassi. No, noi praticamente dal Belgio non ho ben capito, in base al tragitto, se usciamo dal Belgio, entriamo in Germania
e poi rientriamo di nuovo in Belgio per rientrare in Germania, perché c'è un percorso, dato che noi tagliamo dal basso verso l'alto, può essere che entriamo e usciamo. Però, come abbiamo visto, dalla Francia al Belgio praticamente non c'è neanche, non abbiamo trovato neanche un segnale che diceva benvenuti in Belgio, cioè non te ne accorgi neanche, insomma. Comunque passare da Parigi oggi è stato un bel stress, è stato traumatico, perché c'era, ragazzi, avete visto, mamma mia, un caos terribile. Posso dire che, cioè, a parte che guidano male, ok, però pure qua in Belgio non è che guidano benissimo, esatto, no? Anche qui in Belgio, cioè, ho capito Parigi in mezzo al casino uno guida un po' alla crudele, però anche qui sono anche un qui po' in criminale Belgio. Guidare. Quindi pasticciona, adesso aspettiamo i nostri bei panini. Mangiamo. Per fortuna troviamo sempre da mangiare e mangiare bene. Ma c'erano altre alternative? Sì, altre indiano, vietnamita, thailandese, eccetera eccetera. Solo che adesso il nostro obiettivo è andare a casa, riposarci. Io accendo il computer per fare alcuni programmi, rispondere a alcune email, alcuni WhatsApp. Io non vedo l'ora di farci una bella doccia, riposarci, fare una breve diretta per l'aggiornamento sulla pagina e ringraziare soprattutto tutti quanti per il supporto nel seguirci. Non immaginate, ma veramente arriva tutto questo supporto, questa energia. Fa veramente bene. Quindi ci aggiorniamo dopo. Allora, gente, io questa cosa non l'avevo mai vista. Spettacolo! Praticamente in 3 minuti. C'è il service di pizza. Sì, tipo ti dà una pizza, non so che tipo di pizza, però è carina come cosa. No, la mangeremo, è carina qualcosa. A parte che Mene mi ha fatto la rianimazione, mi è saltato da qua addosso. Pasticciona imbalsamata, con tutti gli animaletti attorno, ci dà la buonanotte. Buongiorno pasticciona, buongiorno. Oggi quarta tappa e andiamo in direzione Germania. Sono più o meno 6:30, mi sono appena affacciato e ho visto che le macchine sono leggermente coperte da un pochino di neve, quindi molto carino. Allora, buongiorno pasticciona, abbiamo lasciato Charleroi, come si dice, stiamo andando in direzione Liegi, o non so come si pronuncia, però insomma direzione confine con la Germania. Attenzione, banco di nebbia. C'è la nebbia, stamattina ci siamo svegliati con Giacomina tutta bianca, tutta imbiancata, si inizia a percepire un po' di freddo e devo dire che adesso è veramente, ci stiamo immergendo nel nord. Buongiorno! Ari, buongiorno! Abbiamo già salutato, sì. Allora di nuovo buongiorno! Non si vede? Una pippa. Una vera pippa. Attenzione, però banco di nebbia. Sì, un po' stile orrorifica. Ragazzi, siamo ufficialmente in Germania. Che incanto! Io sinceramente non vedevo l'ora di arrivare in Germania e adesso siamo qui. Ma che bellezza questa fabbrica qua! Oh, ragazzi, questo bel fumo. Lascia un sacco di inquinamento che si vede proprio da lontanissimo. Assurdo. Ah, ragazzi, parliamo anche del fatto che i bagni sono tutti a pagamento. Ragazzi, quando trovate il Magnum Vegan dovete prenderlo anche con 0 gradi. E intanto pasticciona con Friggi, che stava veramente, si stava stancando, miagolando tanto e stava dando fastidio anche a me alla guida, non ce la facevo più, quindi un attimo di relax per tutti e una coccola. Allora ragazzi, qui abbiamo l'asfalto rosso e siamo a Brema e poi dovresti inquadrarti per far vedere che ti sei appena svegliata. Avrà fatto i video, foto, tutto, come è ovvio che sia.
questo peccato che il checchino la mattina dorme. Dorme di più. E io la mattina mi sveglio prima. Che bugia. Per badare a tutti gli animaletti. Che falsa. Queste riprese sono sfruttata. No, vabbè, ma per farvi vedere che non ci sono camion in Germania tutti incolonnati per non so, forse qui c'è l'uscita di Brema, siamo a Brema e quindi probabilmente devono entrare qui, non lo so. Però ragazzi, chilometri e chilometri così. No, mi sono addormentata col traffico, mi risveglio col traffico. Mamma mia. Allora ragazzi, vi faccio vedere dove ci troviamo. Al momento l'autogrill è qui, vicino Brema. Qui c'è Amburgo e noi dovremo arrivare qui. In modo tale che poi domani andremo al confine con la Danimarca, direzione Kolding, per poi andare verso la Svezia. Uno sfruttamento continuo. Ragazzi, pausa. Con questo meraviglioso bulgur. Cioè, l'abbiamo presa la Lido, è proprio meraviglioso, non scende, si sta con su. Ha un odore che sai quando stanno al limite proprio. Ci sarà l'aceto, non lo so, ma proprio non scende. Rimane un po'... Gradevole. Vabbè, almeno la Lido ha prodotto qualcosa che è commestibile in giro. Ti do una bella notizia. Ho visto un altro Magnum vegan. È vero, bugia. È vero. Vero. Lo stai andando a prendere. Dopo questo. Niente, facciamo veramente. Usiamo a mangiare. Allora, il bordello. Cioè, da Parigi in poi il bordello. Vabbè, ti posso dire che ormai abituato alla Spagna, abbiamo visto anche la Svezia com'è a livello di guida sulle strade. Da quando abbiamo superato Parigi, tutto il Belgio, tutta la Germania, ragazzi, un caos assurdo. Macchine su macchine, poi tanti lavori su strada, camion da morire, non ce la faccio più e non vedo l'ora domani di entrare in Danimarca. Beh, vedo a voi, però vuoi dire dove siamo adesso? Dai, dillo. Siamo da? Ad? Ad Amburgo. Ad Amburgo. Non hamburger, non Amburgo. No, vorrei video per papà. Dopo tante ore io non ce la faccio più. Comunque ci sono i cervi, stiamo vedendo tanti belli, cervi. Tantissimi. Però, vedo a voi. Li vedremo più da vicino, forse. Sì, perché adesso ci fermeremo mezzo a 35 minuti di distanza dal punto d'arrivo, ci fermeremo qua. Perché? Perché vegan boy, come spesso è capitato in passato, quando sta per finire la benzina, dobbiamo parlare. Parliamo, che ho fatto cose, poi le persone dicono, come fai a non aver paura degli imprevisti? Sono 14 anni sei che arrivo con questo uomo. Gli imprevisti li colgo. Beh, stringi che il video durerà 3 ore. Ha comunicato che la benzina sta finendo. L'unica stazione di servizio chiusa. Era chiusa perché stavano facendo i lavori. L'altra sta a 38 km. Quindi non so se ci arriviamo. Se riusciremo ad arrivare, vi faremo sapere. Nel caso, perché tanto io andrò in crisi e la pasticciola la prenderà a ridere. Continuerò a ridere e riprenderò tutto. Tutto! Stringi. Comunque, l'informazione di servizio, si risolve sempre tutto, tranne un incidente frontale. Ma come? Se prendiamo un incidente frontale. Stringi! Con un camion, là non posso assicurarti che risolviamo l'imprevisto, perché non avevo ancora il potere di resuscitare, né me né gli altri. Non ancora, ci sto lavorando. Cioè, devo fare i video, li devo fare anche brevi. Eh sì, stringi. Vabbè, è per farvi vedere che inizia che un po' a prendere carino. Le sembianze del posticino dove vorremmo andare. Devo dire che mi sta sorprendendo. Vediamo, un hotel ti faccio scegliere. E
cioè, ed è veramente... Ma ti puoi mai lamentare? Guarda in che bel posticino ti ho portato. Ah, c'è il bullying, ma che cazzo? C'è il bullying. È un po' particolare, diciamo. Dai, andiamo a scoprirla. Allora, pasticciona, guarda dove ti ho portato, in questo posto meraviglioso. E la ragazza, con molta gentilezza, ci ha offerto questi due bicchierozzi. Allora, tanta cipolla e tanta contentezza per la pasticciona. Allora, l'insalata è la cosa che proprio io... Secondo me tu vai più con questo. Ma non so cos'è, quindi odoralo. Ho qualche dubbio. È tradizione greca. Ho capito, non so ingredienti. Cosa sia fatto, quindi chiederò prima. Allora, ragazzi, confermo che questa è l'insalata più buona di sempre. Cipolla cruda, crauti, sta piacendo anche alla pasticciona. Chiaramente. Ma la pasticciona è interdetta perché ha letto la scritta vegan sulla bottiglia dell'acqua. Cioè, ce lo sapete spiegare? Allora, pasticciona, arrivano altre cose molto buone, solo che ho dei dubbi su queste, se sono fritte oppure no. Allora, pasticciona, molto carina la ragazza, allora, si è accorta che quelle lì è andata a controllare ed erano cotte nell'uovo e le ha portate indietro e si è scusata. Tutto il resto, ragazzi, è veramente molto interessante. Zuppa di pomodoro, riso con pomodoro, patate rosmarino, poi abbiamo olive e questi friggitelli. Il pane ci ha portato, diciamo che è veramente ottimo per stasera. Vedo voi! Oh, buongiorno! Buongiorno! Ci stiamo preparando, sì. E oggi si arriva nella nostra nuova casa, almeno sì, speriamo. Ultimo giorno di viaggio e ci siamo messi le calzamaglie. Sì, fa un po' freddino, credo, non lo so, è d'intuito. Comunque... Ti volevo raccontare cosa è successo stanotte, perché successo? Tu continui a dormire anche con le cannonate. Io non alle 4 mi niente. Sono svegliata e ho fatto fatica a riaddormentarmi, perché ad un certo punto ero nel letto, i letti sono così, hanno questa cosa qua così, ho sentito un tonfo, dice tonfo, sì. Ho sentito un tonfo e mi sono alzata così di scatto, spaventata. Oh. Indovina cos'era successo. No, non è lui, quello ciccione, Frigi. Il gatto ciccione, sì? Era caduto dal letto, eccolo! Oh, era caduto dal letto! Ed è rimasto, poi appena è caduto è rimasto là a guardarmi, guardi, no. Che è successo, fortuna che è caduto sulla moquette. Incredibile! Ed io mi sono svegliata, perché quello che parla così, mentre fa la pipì, fa la cosa, cacca, ah non lo vedete, sta, dove sta? Vedo io. Sta lì a fare la cacca, sì. eccolo, capito? Assurdo. Io non ho sentito niente, per mi fortuna. Sono svegliato perché è caduto dal letto, per il fessacchione, vabbè. Va bene, vado a prepararmi. Basta. Allora ragazzi, qua c'è il lago che è finito poco fa, ecco. C'era un lago molto Münster. Bello. Però sì, un paesino piccolino, vedi, Neo Münster. Devo dire che è ben tenuto, è molto molto bello. Ci sta. Adesso ci dirigiamo verso la Danimarca, barchiamo il confine e ah poi eccolo, si vede Svezia. Un po' il lago, si intravede bello grande, ci sono tutte queste casette sul lago che sono molto e noi praticamente ce l'avevamo alle spalle. Sì, comunque delle casette tutte ben curate, mi piace. Eccolo, si vede un po'. Pensavo fosse il lago, ma sono pannelli solari. Questi? Ah, cazzo, pensavo di io. Sembrava tipo l'acqua. Ah, c'è una distesa di pannelli solari che mi fa un certo effetto. Madonna, mi fa ricordare il commento di quello che disse, voi vegani... Siete a favore dei pannelli solari. Che cazzo?
Allora, Vegan Boy, proprio rapidamente. Pasticciona, dovunque ci troviamo, sempre mangiamo. Per me caffettino, bisogna un po' di carica per affrontare il viaggio. Abbiamo chiesto qui cosa ci fosse di vegano, la ragazza è stata molto gentile. Praticamente ho scoperto che era il suo primo giorno, di conseguenza era molto predisposta all'accoglienza e è andata a cercare sulla lista degli ingredienti di tutti i prodotti, ci ha praticamente consigliato questo, l'unico vegano, che si chiama Lounge Stange, una roba del genere. È un pane morbido. Sì, sì, molto simpatico. E per me c'è il succo di mela. Buono. Buono, c'è il sale sopra, lo adoro. Perché poi ho appena scoperto che sto bevendo una Sprite alla mela. Cioè, frizzante, pensavo fosse un semplice succo di mela come quello dell'altro giorno. È un po'. Infatti c'è scritto 60%. Adesso me ne sono resa conto. Vabbè. L'importante è che sia bene, eh? Almeno spero. Allora, abbiamo appena attraversato la nostra prima dogana vera e propria. Il confine con la Danimarca. Questo ci ero fermato alla dogana, abbiamo fatto vedere i documenti nostri, quelli dei gatti, va bene. È la cosa da ridere. Perché sono già andato in Svezia? Siete sicuri? E vabbè, oppure qua, pure in Danimarca, dicono perché andate in Svezia. Vabbè, sono stati comunque molto carini e simpatici. Un clima molto rigido. Allora, pastiziona, ci stiamo già ambientando al clima danese. Ragazzi, che bello questo primo autogrill danese. Devo dire che già è splendido, zona per caricare i veicoli elettrici. Abbiamo visto dei colombacci, bellissima. Adesso andiamo a sperimentare i bagni. Allora, secondo autogrill vicino Copenaghen, KitKat Vegan. Ragazzi, questi li prendiamo, sono dei burrito al seitan, però come vedete ci sono couscous, pasta al pesto e bulgur, completamente plant-based. Da poi, guarda che primo spettacolo! Primo botticello della Guarda che spettacolo! Ma che dire? Bella sensazione stare sul mare e attraversarlo su di un ponte. Guardate che bello, e manca pochissimo. Allora, gente, abbiamo 8 colonnine per la ricarica delle macchine elettriche. Non so voi, ma io così tante insieme non le ho mai viste. E niente, spettacolare. Comunque, questa stazione di servizio ed è la prima stazione che vediamo, e devo dire la verità, già l'impatto arriva. Io mi sono mangiato il gelato. Gelato? Il Magnum vegan ai frutti di bosco. Ai frutti di bosco, che sinceramente non avevo mai visto. No, in Spagna stavo. Ai frutti di bosco? Sì. Ah, allora io non l'ho visto. In Italia non l'ho mai visto, però. Bene, proseguiamo il viaggio. Allora partigiana, siamo ufficialmente. Secondo ponte. Sul passato. Ponte che ci condurrà direttamente sulla diciamo isoletta di Copenaghen, diciamo così. Quindi siamo a pochissimi chilometri da Copenaghen e poi praticamente a un paio di ore dalla Svezia. Che bello! Vega, poi la macchina sbanda? C'è un cacchio di vento! Cioè io sto guidando, gestendo la macchina col vento, che a un certo punto il vento smette, vedi? Sbattiamo. Comunque spettacolo, eh. Ma siamo bellissimo. Praticamente sospesi tra un'isoletta e l'altra. Ed è un ponte maestoso, eh. Molto bello. Primo pedaggio,
Primo pedaggio 275 corone danesi. Quindi pasticciona i primi 37 euro di pedaggio per accedere all'isola della, dove c'è Copenaghen, e poi credo che ne pagheremo ulteriori più o meno la stessa cifra per accedere dalla Danimarca alla Svezia. Però devo dire la verità, tutta la Germania non abbiamo pagato un euro, e anche l'accesso in Danimarca non abbiamo pagato altro, e devo dire che qui le strade sono perfette. Anche in Belgio mi sa che non abbiamo pagato, abbiamo pagato solo in Francia. Sì, forse solo una prima parte del Belgio, se non ricordo male. Io con questo uomo me lo devo dire. No, vabbè, cioè sta mangiando le patatine, Carla. Ho fame e mi sto mangiando le patatine che c'erano da due giorni. A digiuno da diverse ore, sono l'una, alle 8 abbiamo inizia mangiato. E inizia a farmi il discorso. No, ma io sto bene, cioè solo col caffè sto bene, ma sei scrofanato. Un panino. Cioè una piccola baguette. Diviso due. Ma che io un pezzettino così ho mangiato. Un caffè, poi un altro caffè. Un americano che è come prendersi tre caffè diluiti. Ma se si beve durante il digiuno intermittente, ma sta zitto. Poi no, in questi giorni, giuro, io non ho avuto così fame. Si è scrofanato mezzo chilo di gallette, mezzo chilo di pane con le cioccolate, due magnum. Rispetto alle mie calorie, ehi, parliamo di cose serie. Vogliamo parlare del clima. Io non ho fame. Vogliamo parlare del clima rigido che stiamo trovando. Il pane con la cioccolata, proprio le fette di pane integrale con i pezzi di cioccolata. Oh, ma io sto bene, ma sono di giù. Ehi, parliamo di cose serie. Ma vogliamo parlare? No, ma andate in Svezia. Ma avete messo le ruote chiodate, avete portato il sole, guarda che sole che c'è! Cioè ragazzi, siamo a neanche due ore dall'arrivo, a pochi chilometri da Copenaghen, ed è spettacolare il clima che c'è. Ve lo faccio vedere, cielo bello, fa caldo, c'è il sole. Direi che non abbiamo incontrato neve, niente, perfetto. No, non abbiamo visto neanche un pochino di neve. Adesso vedremo in Svezia, che cambia poco. Ma io un po' di neve la voglio vedere, Giacomina ha anche i copertoni da neve. Allora, eccoci qui, ragazzi, taste test di questa mortazza alla paprika che ho trovato nel supermercato e non vedo l'ora di provarla. Allora, porca miseria, che profumo, madre mia, ma chi è questa azienda che fa sta roba assurda? Rügenwaldermühle, porca miseria, l'odore ragazzi è assurdo, assurdo. Assaggiamo. No, vabbè, mi sto spaventando. È strepitosa. È proprio un gusto molto netto, molto simile alla mortadella, per quello che io possa ricordare dopo quasi 14 anni. Porca miseria. Poi con questo retrogusto finale alla paprika, molto molto buona. Spettacolo. E tra poco mi pappo questo bel burrito al seitan che abbiamo trovato in questo autogrill che ha il 7-Eleven, che sempre ci coccola a noi vegani. Stiamo arrivando in Svezia. Raga, poi non pensavo di essere così emozionata. Ho una specie di ansia, adrenalina, vista. Un po' di agitazione. Esatto, però di felicità, cioè qualcosa di più.
bello. Guarda, stiamo attraversando un altro ponte. Sì, devo fare il video. Ultimo ponte. Stiamo lasciando la Danimarca e ufficialmente stiamo entrando in Svezia. No, raga, poi altro che non c'è il sole. Ma guarda, non c'è che il sole. Sole in Svezia. Ma guarda che sole, a parte che fa caldo. Ragazzi, stiamo ufficialmente volando dalla Danimarca alla Svezia. Siamo sospesi. C'è un vegan boy felice. Muy felice. Siamo per... Raga, voi siamo ufficialmente in Svezia. Siamo per volare sul ponte. Sono delle raffiche di vento. È un vento assurdo. La nostra Ferrari è bella aerodinamica, ma sti camion come fanno? Praticamente c'è il confine sul ponte. Bellissimo, l'abbiamo appena attraversato. E tra un po' dogana. Ufficialmente in terra svedese, adesso si paga il pedaggio e penso qui ci sia anche la dogana. Allora, pasticciona, sono 63 euro. Oh, che carini. Raga, voi non ci ha caccato nessuno alla dogana. Nessuno, penso che siano contenti di aver ricevuto 63 euro. 63 euro a macchina, quindi a oltranza, quindi dire che... Almeno ci hanno cagato in Danimarca. Siamo in Svezia! Siamo in Svezia! Siamo arrivati! Non ci credo! E anche io. Sensazioni, siamo abbastanza emozionati. Adesso venga voi, si è un po' rilassato. Adesso sì. Manca circa un'oretta e siamo arrivate nella nostra prima casetta. Comunque, basta dire che fa freddo e che non c'è il sole. E siamo a febbraio. Sto con le maniche sollevate, sto in macchina, ma prima me ne sono andata a mangiare sull'altalena così e avevo caldo. Caldo. Mancano 10 minuti all'arrivo nella nostra casetta. Che spettacolo. Allora, pasticciona, a noi sarà ancora più in campagna. Ovvio. Quindi non vedere qui. Cosa però c'è inizia terra? No, è un spero carta. Sì, è una carta, è una carta, non è un piccione. E vedi la quantità di macchine di movimento, ecco, più o ecco. Meno dovrebbe essere così a casa nostra. Sì, ma però nella campagna isolata completamente. Vai. Intanto, pasticciona, l'informazione utile che può interessare: abbiamo fatto benzina, il prezzo in uno stabilimento X che abbiamo incontrato, che si chiama Ingo, è 1,60 euro al litro. Ottimo. Non male. Allora, quando ho detto che volevamo andare in campagna, forse non avevo ben, diciamo, chiarito. Allora, pasticciona. Perché più campagna di questo. Abbiamo un chilo. Aiuto. Abbiamo un chilometro così. Ah, però la macchina è bassa. Quindi andrai molto piano. Vabbè, vi faremo sapere quando arriveremo. Allora, adesso stiamo capendo perché questo posto è così economico. Ecco. Sempre se c'è la casa. Infatti. Abbiamo speso veramente poco e adesso capiamo perché. Perché siamo in campagna, ma campagna quella seria. Ma mi fa morire tutto questo. Ma siamo sicuri che sia la strada giusta? Boh. È bellissimo, per carità. Ma che carino, le passeggiate la mattina, io mi diverto a fare. Però, poveri gatti. No, ma soprattutto con la macchina in queste condizioni è pericoloso. Ma mi sa che la macchina poi la lasceremo là. Per fare mappini. Vi faremo sapere quando usciremo dal pantano. Cioè, l'ultima che ci può capitare è che ci impantaniamo. No, vabbè, ma è incredibile. Ah, quindi abbiamo proprio scelto in mezzo alla foresta. No, vabbè, sto morendo. Vabbè, siamo sicuri. Questo è il cancello di casa. Questo è il cancello di casa. Insomma. Insomma, io no, sto adorando tutto questo. No, ma c'è il rischio che si impantana veramente. Però voglio dire. No, vabbè. No, ma
ma sta già scivolando. Ma oh, vabbè, i gatti no, si stanno scivolando. No, e magari scivolando. Lì che si fa? Si va a piedi. Ma io non credo ci sia, sia questa a caso. È un po' rischioso. No, ma sto cazzo di navigatore dove ci porta? Ma sono andato in mezzo alla foresta, ma dove cazzo è? C'è qualcosa che non va. No, boh, ma non è possibile. Ma dove fa? Ah, ecco la cazzo. Matto. Ma con poveri cazzo. No, ecco la cazzo, ma dove? No, ma arriveremo lì, non ci sarà nessuno. Boh, secondo me ce l'ho preso per il culo. Ma dove sto morendo? Cioè il navigatore ci sta dicendo che cos'è. No, ma il navigatore è una testa di cavolo. Io sto morendo. Però si vede qualcosa. Ma questa casa è formidabile. Bugia, non si vede niente. C'è una curva. C'è una curva. Fammi capire. Ma faccio per cazzo. C'è qualcosa lì. C'è qualcosa. Sì, ma non sembra a casa, però. No, vabbè. Secondo me c'è qualcosa che non va. Hai ragione. Hai ragione, non so manco io dove cazzo stiamo andando. Cioè io non so neanche se riusciremo ad uscirne da qui. Ma a parte, cioè da qui chi ci viene a recuperare? Ah, come? No, il navigatore dice che siamo arrivati. Boh, io mi fermerei un attimo, andrei io a vedere. Ecco la casa. Ma boh, che fermati, cavolo, che non è possibile che sia qua. Sì, però non è possibile tutto questo, no? Sono morta, vado a vedere. E vabbè, arriviamo alla punta. Madonna, sono morta. Cioè, non può essere. Cioè, con la macchina così strapiena. Cioè, questo dovrebbe essere. La vedo un po' difficile. Ma che cazzo. Cioè, ragazzi, c'è il nulla cosmico. Lì c'è la balla di fieno. Là c'è il pantano. Con la macchina super piena. Però poteva essere questo. Ma sti navigatori, ma dove cacchio ci portano? No, vabbè. Adesso capite perché rido? Perché non posso fare altro. Ok, and what address are you at? Guarda quanta storia. Siamo usciti incolumi. Abbiamo solo sbagliato strada. Ecco, era la parallela. Era ragazzi. La parallela, piccolezze. Mannaggia. Cose che si superano. Mannaggia. Io sono morta. Non c'è sole, per quelli comunque, che dicono. A parte che io sto sentendo caldo, sarà che è quella la casa, quella. Ci vogliono 5 minuti ancora. Abbiamo solo sbagliato. Sto piangendo dalle io non so veramente sti navigatori se lo fanno apposta. Venga, voi è stato bravissimo. Ha superato l'attacco di panico. Meno male che abbiamo la pasticciona, ragazzi. Poveri gatti che si sono shakerati. Sti gatti sono dei santi, hanno una pazienza. No, ma poi il navigatore, non si lamentano. L'altro navigatore, guarda questi. Ma dai, questi questi sono i corvi criminali. Ah, c'è pure il trattore. No, vedi? Li adoro. Che stanno sta rivoltando, quindi stanno mangiando. No, io li e guarda adoro qui davanti gli altri. Siamo, ci siamo, attenzione che manca poco. Dai, forse è la volta buona, dai. No, vedi qua. Dai che è la volta buona, almeno qua c'è una strada. Ecco, la volta buona. Ah, è questa. È questa? No, non è questa. È questa? Credo di sì. Ma non si vede niente. Ci abbiamo pure il sole contro.
questa almeno come strada ha un senso. Sembra un po' migliore, io non vedo niente. Comunque la colpa è dei navigatori, eh? Navigatori Monelli. Mamma mia. E quindi qual è? No, c'è da fare una curva. Sarà una di quelle là sopra? Non sembravano così. Forse è quella l'ultima. Sì, credo che sia. Credo sia l'ultima. Beh, così ha già un senso. Eh sì, è questo. C'è la strada che termina. Destinazione arrivata. Ma mi sa che è una di queste. No? Ma poi allora vi aggiorniamo di nuovo. Allora l'abbiamo riconosciuta. Allora, dalle foto dovrebbe essere lei. Però non si vede che c'è il sole frontale. Dovrebbe essere lei. Ok. Credo di sì. Direi che è molto carina. Ma ci organizziamo. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ma è bellissima. Pasticciano, vuoi far vedere un po' l'interno? Aspetta che sono un po' scioccata, ce l'abbiamo fatta. Questa è la casa, è veramente bellissima. Adesso la facciamo vedere all'interno. Io andrei a prendere prima i gatti. Dai. E poi la facciamo vedere. No ragazzi, bellissimo, no. Cioè, ho attraversato la strada il nostro primo cervo. Per fortuna che ho detto poco fa andiamo pianissimo, no, perché ci sono, vabbè, gli animali. Che bello. Cioè, se n'è andato saltellando. Stiamo andando però, veramente pianissimo. Cazzo, dobbiamo andare piano. Perché cioè, veramente... stiamo camminando a passo d'uomo praticamente. No, a 30 all'ora, a 40 all'ora. E vabbè, ma non vediamo. E ci ha attraversato il nostro primo cervo. Oh, bellissimo. Cacchio. Siamo veramente felici. La casa ci piace tanto. Non ha il wifi. L'unica pecca è che non ha il wifi. Cioè, no, siamo stati così presi dalla bellezza della casa, eccetera, cioè dal posto isolato e tutto, e non abbiamo visto che non c'era il wifi. Però, piccolezze, ci arrangeremo per questo, tanto è provvisorio, ci arrangeremo per questi primi giorni. Andremo a lavorare, penso, fuori e poi capiremo, cioè cercheremo una casa diversa. Però è bellissima, cioè proprio l'interno è carinissimo e poi ve lo faremo vedere. Buongiorno pasticciona, parto direttamente dalla nostra casetta in Svezia, in un posto che si chiama tipo Gasternash, una cosa del genere, vicino a 15 minuti da Simrishamn, insomma dei nomi tutti assurdi. Quindi pasticciona, questo è il video di chiusura di questo nostro viaggio che è durato 5 giorni. Stamattina ci siamo svegliati nella totale pace, nel totale silenzio. Abbiamo fatto colazione, ci siamo fatti una bella doccia. Questa è la nostra vista da una delle finestrelle. Lì c'è quella signora col cagnetto. E facciamo un tour della casa allora. Allora, iniziamo da qui, zona soggiorno. Facciamo così, non partiamo dall'esterno. Allora, stiamo già all'interno, poi andiamo all'esterno, dai. Va bene, che dici? Devi fare un altro video. Sì, questo è quello di chiusura, poi tu ne farai un altro. Quindi zona praticamente soggiorno, soggiornino con televisione che ovviamente noi non useremo. Poi andiamo in camera da letto? Va bene, questa diciamo che sta un po'... Sì, vabbè, qui abbiamo le robe da andare da portare a lavare, lì lo zaino per andare a lavorare in un posto dove ci sia internet, perché qui non c'è. Sì, ci sono i lumini. Questa è la camera da letto con Sofì terrorizzata. Abbiamo coperto la... come si dice, là? Quella parte lì, perché andavano a usarla, sì, tipo che tira graffi. Tutte le belle stanze hanno queste belle finestre che danno tanta luce, fanno entrare tanta luce. Questi sono i caloriferi che riscaldano la casa. La casa rimane calda perché comunque è ben... Andiamo dalla cucina. Sì, e rimane comunque ad una temperatura non eccessivamente calda, però è sempre comunque un ambiente... Questa è la cucina. Questa è la cucina. Io ho sempre molto adorato vintage. L'idea di lavare i piatti, cosa che non faccio quasi mai perché odio lavare i piatti, però l'idea di lavare i piatti e guardare il panorama.
Dai, è troppo bello, ragazzi. Lo adoro. La cucina è essenziale. Però è efficiente, cioè funziona. È stata testata ieri stamattina, quindi molto bene. Un po' di cianfrusaglie varie, insomma. Abbiamo quest'altra stanza, Vabbè, la stanza a deposito dove un'altra mangiamo. stanza con un altro Che bello lettino. frigino. E qui abbiamo il Questo gattone frigino. ciccione che si è trovato il suo bel posticino. Che monello, Stamattina ho visto il proprietario di casa col cagnolino ma. che è andato a fare il giretto. Ok, proprietario di casa, simpaticissimo. Non ti dico per di citare i tasti sul Me lo cellulare. stava praticamente Stava per distruggendo. rompere lo smartphone come se fosse, sai, il Poi c'è cellulare l'ingresso, degli tutto altri avviso di tempi. Porte, porte, carino. porticine. Qui c'è l'ingresso, in questa bella tenda che si vede la porta, con Questo è l'abbinata l'ingresso con le con l'oblò. calze. Qui c'è il bagno. C'è il bagno, altrettanto essenziale spartano. Sì, con la doccia così direttamente a terra senza piatto doccia, e a questo punto io andrei all'esterno, Andiamo posticciona. all'esterno. Allora, tieni tu il cellulare e io mi metto le scarpe nel frattempo, Ah, io me le ti sono apro già la messe. porta. E via. E Vabbè, ti aspetto. no, inizia ad andare il Ah, tempo che io inizio ad metto le scarpe. andare. Allora, questo è il nostro giardino. Scendiamo i gradini ed eccolo qua. Io lo adoro. Sembra una casa di una fiaba. Adoro. Cos'è il nostro vialetto? Il nostro cancelletto. Poi si fa il giro. Molti hanno pensato che la porta d'ingresso fosse praticamente questa. No. Con questa scaletta, Con questa scala poco ma affidabile. spettacolare, tutta Bella ma poco collegra. affidabile, quindi non è questa la porta d'ingresso, adesso l'avete scoperto e guardate un po'. Questi sono i suoni, questi sono i rumori che si sentono. E qui giriamo intorno alla casa. Ragazzi, siamo su una temperatura di 3-4 gradi, C'è una ragnatela. però devo dire sono piacevoli. Sì, no, io, infatti siamo usciti così senza chissà bene. Niente, questo è quanto. Questa è la nostra casetta provvisoria, perché comunque adesso andremo alla ricerca della nostra casa Esatto. definitiva. Però direi che come prima casetta non è Come niente male. tipologia è quella, andrebbero giusto Certo. il wifi, che ormai è diventato essenziale, e un po' più di Vabbè, ammodernamento, esatto, però però la struttura è stupenda, è perfetta per noi, per quello che richiediamo. Quindi, ragazzi, ce l'abbiamo fatta dopo 5 giorni di viaggio, tutti i piccoli, diciamo, ostacoli, le piccole cose, i gatti comunque che sono stati veramente molto bravi. Grazie a tutti per averci seguito, perché, ragazzi, siete troppo belli, troppo buoni, ci state riempiendo di complimenti. A volte noi ci guardiamo e ci diciamo: ma tutti sti complimenti, siete delle anime bellissime. Sì, ok, ma Gira. ciao. Siete delle anime bellissime, noi ci sentiamo anche a disagio con tutti questi complimenti. Abbiamo la fortuna, la possibilità di fare questo passo e vogliamo sfruttarlo, grazie, diciamo, al lavoro che abbiamo, e dobbiamo appunto cogliere questa opportunità per visitare altri luoghi, perché questo era il nostro progetto iniziale. Noi dovevamo stare 6 mesi a Malaga, poi ci ha trattenuto più tempo del previsto, perché siamo stati effettivamente molto bene. Adesso vedremo quanto ci trattiene la Svezia. Adesso vedremo come va in Svezia. Ora noi abbiamo un plan della mattina: lavare le robe, andare a lavorare e iniziare a sperimentare l'area svedese. Quindi, grazie per averci seguito. Un bacione a tutti. Ciao.